Ci ha fatti sognare Mustafa Kanit nell'evento 28 delle World Series of Poker. In questo $2,500 four-handed, il Musta è stato a lungo nella top 5 del chip count. E poi che è successo? Ma praticamente ho perso 3 colpi a fila e sono uscito. E vediamo di capire qual è stata la mano che a tuo avviso ha influenzato in modo decisivo l'andamento del torneo. Un colpo che ho perso con asso donna in tribettato premisa, che l'altro aveva settato, e su dama 10-5, cioè 10-10. Quella ha spostato un po', quella che ha spostato di più sicuramente. Se no vabbè, poi il flip finale comunque tornavo sopra average abbondantemente, pure quello lì ha spostato. La sensazione che questo torneo ha lasciato negli addetti ai lavori è quello di un evento da super duri, c'erano tantissimi giocatori davvero forti e hai avuto anche occasione di stare al tavolo oggi con Brian Rust. Che impressione ti ha fatto il livello dei tuoi avversari? Ma io comunque avevo già giocato con la maggior parte dei giocatori forti che ho incontrato in sti giorni, perché comunque gioco parecchio all'estero. Era duro, poi il late con così tanti big blind davanti è sempre dura, tutte le mani ti stai giocando la vita e quindi è un po' così, però è divertente, cioè se mi dicessero per 3 giorni stai lì a giocare sto torneo qui, lo giocherei, per dirti. Ti piacerebbe giocarne di più visto che questo evento nel calendario si trova poco? Ma sì, comunque i six-handed, i four-handed, gli heads-up, i six-handed e four-handed sono belli da giocare, sono molto molto belli, quindi li avrei giocati molto volentieri, perché per i giocatori aggressivi comunque sono veramente divertenti e stimolanti, quindi li avrei fatti sicuramente.